Good morning role player e benvenuto alla nostra rubrica quotidiana di persone, storie, emozioni e sì perché no, anche giochi di ruolo. La malattia ha colpito ancora, come vi avevo già detto, subito dopo Luca e quindi siamo tutti un po' intasati. Ieri Marco ha fatto praticamente testamento, ha detto seppellitemi col mio microfono e l'abbiamo fatto e adesso tocca a me parlare. E parlare di che cosa? Parlare di giochi di ruolo, come sempre, sul nostro bellissimo canale mattutino. Oggi un po' meno mattutino perché, insomma, come detto, siamo tutti un po' malaticci, quindi ne ho approfittato per dormire fino a mezz'ora fa. Ah, che bello. Bello, insomma, non è stata una bella nottata, però... La Luca di quest'anno aveva come tema Become Human. Becoming Human. Cioè, diventare umani. Nel senso che cos'è che ci identifica come esseri umani? Quanto possiamo togliere dalla nostra umanità rimanendo comunque umani? E quanto possiamo togliere in generale rimanendo comunque umani? È una domanda interessante. È una domanda che si può esplorare in milioni di modi diversi. Uno dei modi in cui io preferisco esplorare tematiche simili è giocando ovviamente di ruolo. Perché? Perché è possibile farlo in maniera proattiva, non è come guardare un film o leggere un libro, che per Dio sono cose bellissime da fare, però posso metterci del mio. Una cosa che mi viene in mente subito è un gioco di ruolo che ho giocato di recente che si chiama Archives from the Sky. In sostanza un gioco di ruolo molto semplice, regole veramente poche, che ti permette di giocare dei viaggiatori dello spazio in un futuro molto lontano, molto 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 lontano, fra migliaia e migliaia di anni, dove in sostanza ci si chiede che cos'è essere umani ancora, cosa vuol dire. Questo gioco sostanzialmente si creano delle case che sono delle fazioni, gli si dà delle regole, si dà dei principi anche a se stessi come personaggi e poi attraverso un sistema a rotazione di narrazione, ok, si imposta una scena ponendosi una domanda riguardo a una trama particolare che pian piano si evolve e con questo sistema si giocano delle scene. Alla fine ogni scena si punta un segnalino su uno di questi principi che abbiamo scritto e alla fine di tutto il giro ci saranno alcuni principi più interessanti, altri meno. A quel punto in sostanza si decide di mettere in crisi uno di questi principi, ci si schiera, ci si divide e poi si narra l'epilogo e si vede se questo principio viene ribaltato oppure no. C'è un principio fisso che il regolamento dà di base a tutti quanti in ogni partita, che è proprio io resterò sempre umano, o comunque la frase era simile, il senso era esattamente questo, ed è un principio che si può rompere, scavalcare, e questo gioco ci permette di, volendo, concentrarci proprio su questo, che è una cosa che noi durante la partita che abbiamo fatto, sul quale noi ci siamo proprio concentrati. Ecco, questo è sicuramente uno dei possibili giochi di ruolo, volevo subito dare un titolo, dove si possono fare queste cose qua. Però un'altra cosa, c'è qualcosa di più, diciamo, che va oltre la singola sessione di un gioco specifico, che ci aiuta ad essere umani, ma non in quanto... che ci aiuta a capire cosa vuol dire essere umano, ma non in quanto raccontiamoci una storia dove si parla di creature umane che però sono al limite. Io parlo proprio di identità dei giocatori stessi al tavolo, cioè
quali sono quei giochi di ruolo che più ci avvicinano alle nostre caratteristiche tipicamente umane? Io credo che i giochi di ruolo che si concentrano sul trasmettere le emozioni siano esattamente questo. Perché, guardiamoci, cioè, siamo sinceri, i giochi di ruolo dove bisogna fare tanta matematica, dove bisogna star lì a pensare di quadrare il cerchio, di fare il teorema di Pitagora per capire la distanza degli attacchi. Ecco, queste cose qua sono già state deumanizzate. Ci sono fior fior di videogiochi che hanno già preso come meccanica base questi giochi di ruolo e li hanno resi un sistema completamente automatizzato, completamente gestito dalla macchina. Non hanno niente di umano. Devo io entrare a forza nel gioco e impormi di mia spontanea volontà per fare qualcosa di umano. Questi non sono i giochi che sicuramente ci portano ad esplorare una maggiore umanità. I giochi che ci portano ad esplorare una maggiore umanità sono i giochi che invece dicono no, i numeri ci interessano relativamente, forse non ci interessano proprio. Piuttosto realizziamo piuttosto mettiamo in gioco le emozioni, che sono più che sufficienti per poter giocare. E di solito questa cosa qua riescono a farla molto bene i giochi di ruolo dal vivo, quelli da camera, perché sono veramente fighi. E non lo dico perché ne ho scritto uno, lo dico perché sono veramente belli. E soprattutto se li si imposta con un'impronta di tipo nordico, per cui appunto concentrandosi sulle piccole semplici cose. Ecco, io credo che bisognerebbe scrivere più giochi di ruolo da tavolo e anche dal vivo, camera, eccetera, ma soprattutto più giochi di ruolo da tavolo sulle emozioni. Ce ne sono tantissimi che in parte o totalmente lavorano su queste emozioni. Li conoscete già, credo. E vorrei appunto dire questa cosa che ho già detto e che continuerò a dire: non bisogna concentrarsi solo sul divertimento, perché il gioco di ruolo non è divertimento e non è solo divertimento. Alcuni giochi di ruolo hanno come obiettivo il divertimento, ma in generale giocare di ruolo non è assolutamente solo questo, anche perché noi non siamo fatti di solo divertimento. Siamo fatti di gioia, di tristezza, di rabbia, di paura, di tutte cose che sarebbe meglio vedere più spesso spinte nei giochi di ruolo. Bene, io con questa puntata lunghissima vi saluto, chiudiamo qui la settimana, ringraziamo il weekend, se sarà un weekend fortunato, che ci farà guarire tutti, io lo spero veramente. Spero di riposarmi. Noi ci sentiamo lunedì con il nuovo Good Morning Role Player e come sempre rock and role play. E non dico che tu provi emozioni o no, rock and role play, perché tu le emozioni le provi, perché sei umano. Ciao.